14:38, buon pomeriggio amici ed amiche di Radio Roma Futura, siamo in diretta per una nuova puntata di Ogni Maledetto Sabato, la trasmissione dedicata a seguire la giornata di Serie B che comincia alle 15. Chi vi parla è Marco Roberti e qua al mio fianco ci sono, come al solito, Matteo Giuseppone. Salve a tutti. E Valerio Cenzi. Ciao. Ok, vi ricordiamo, a parte tutto, che potete seguirci appunto su Facebook, su Instagram, su Twitter e potete anche seguirci su Spreaker dall'app, ma anche da Quap se preferite, quindi insomma... Ok, dovunque, no, avrete sentito... Vogliate. Ops, questo è imbarazzante. Avrete sentito insomma delle risate in sottofondo perché Marco sono esattamente 20 minuti che se la stava preparando per voi. Vabbè, ma giusto, la radio anche questa. Sicuramente adesso arriveranno molti messaggi insomma di minatori. Gente che ti ringrazierà per averli. Ringrazio che in questo momento della trasmissione noi abbiamo zero ascolti. Che non hanno esatto. E coloro adesso che sentiranno il podcast, coloro i quali si sentiranno il podcast poi si renderanno conto che la scelta di non seguire la trasmissione in diretta dall'inizio non è molto sbagliata. Stiamo facendo della propaganda, insomma, un po' contro. Sì, quello decisamente che... contro. Una meta radio che parla di se stessa, capito? Una meta radio. Va bene, allora, te la radio pensa a farla tutta invece di fare solo meta radio. E quindi, se magari vi adesso procurate le partite che si devono giocare in questa giornata di Serie B con annesse classifiche. No, non ce l'avete? Va bene, allora le posso prendere io, insomma. Vuoi rubarci il lavoro? Sì, qui Matteo Marco si sta prendendo Marco, un po'. Marco, ecco, e sono arrivate. C'è la Premier alle 4, non scordiamoci. Sto scalpitando. Ma con calma, insomma, penso che la Premier poi avrai tutto il tuo spazio. E sì, ecco, perché adesso andremo a seguire appunto le partite di esatto. Serie B che si è aperta poi ieri con due anticipi, oggi 9 partite che seguiremo insieme alle ore 15, dunque proprio puntata ricca, no? Come bel programma ricco. Veramente tanta carne al fuoco, tantissimo, potremmo dire. Già. E per insomma non tradire le tradizioni. E come detto appunto 9 partite oggi alle 15 e quindi non ci saranno posticipi. E andiamo a vedere quali saranno queste partite. Si inizia da Ascoli Cesena, poi troviamo Avellino Novara, Carpi Entella, Cittadella Empoli, Foggia Brescia, Frosinone Perugia, Pescara Cremonese, Provercelli Palermo e Ternana Bari. Dunque tutte le squadre in lotta per salire in Serie A giocano in contemporanea, quindi ci sarà veramente anche molte di quelle, tanto da divertirci, anche esatto, molte di quelle per la lotta salvezza esattamente, quindi 9 partite sono tante, no? In Serie A ormai siamo abituati a non vederle più, non ci sono allo più spezzatino. Allo spezzatino, insomma. Ti piace lo spezzatino? Ma io diciamo che preferisco quello coi piselli dentro la pentola a pressione esatto, perché no, mi ha fatto una domanda, io ho risposto con infatti ha fatto bene, con veramente, con anche vista l'ora, insomma, molta gente ci ascolterà mentre mangia, insomma, zona mentre pranza anche. Quella parte fa male sempre. Sì, se è vero, non prende vento, che se prendi in quadra una botta un po' di vento, zona post-prandiale. Sì, lo so. Beh, io mi dissocio a nome della radio e fai bene. E facendo finta di non aver sentito, andiamo a leggere le classifiche. Sì. Con la lotta per i primi due posti, che Empoli e Frosinone 49 punti più 5 sulla terza, che in questo caso è il Palermo. Vengono entrambi da serie positive molto buone. Ma non come il Palermo. Ma no, il Palermo è in una, possiamo dire, una mini crisi. Un gol segnato nelle ultime 3 partite. Tre sconfitte, quella pesante con l'Empoli 2-3 settimane fa. Tanto salutiamo Diletta Leotta che ci ha citato in trasmissione, insomma. Ah, ci ha citato? Esatto, ha detto un saluto ai nostri amici di... No, ogni... a me sembra che abbia salutato solo una persona qui presente. Ma che no. Sono io, va bene. Che è Marco, esatto. A te è arrivato forse Di Marzio, ti ha salutato, no, ti ha detto credo. Faremo una cena, insomma, di mercato. Ma continuiamo, Matteo, con le classifiche, perché al quarto posto troviamo il Cittadella a pari punti con il Bari a quota 41.
poi Venezia 40, Spezia e Parma, no, Spezia 39, scusate, Parma 38, Cremonese 37, Carpi 36, Pescara 35, Perugia e Foggia 34, Novara e Salernitana 31, Brescia e Avellino 30, Entella 28 con il Cesena, poi in zona retrocessione troviamo la Provercelli a quota 26, l'Ascoli a quota 23 e la Ternana, Fanalino di coda, a 22 punti. Marco, l'Entella molti... sempre là, non si smuove. Non si vediamo, smuove. Oggi c'è una partita fondamentale, insomma, col Carpi. Anche certo. Per il Carpi è molto importante, quindi io direi che possiamo partire con la presentazione delle partite. A questo punto io partirei. Sì, no, volevo insomma far notare veramente molto molti gruppetti, sì, no, molti gruppetti in pochi punti, molte cioè, squadre a pari punti. Cioè, a proposito di partite importanti, in Serie B sono tutte partite. Sì, sì, la maggior parte, esattamente. Sono quasi sempre scontri diretti per un obiettivo. Esattamente, quello anche forse che la rende così bella. Certo. Noi pensiamo di essere noi la causa di tutto ciò, invece forse no, è la Serie B, ecco. Vabbè, allora io dicevo, partiamo da Carpi, dove al Cabassi si giocherà Carpi contro Virtus Entella, e andiamo un po' a leggere le formazioni, sì, sì. I padroni di casa che comunque devono vincere per riagganciare la zona playoff, si schierano con Colombo in porta, Pacionic, Poli, Ligi e Di Chiara in difesa, Concas, Verna e Sabbione a centrocampo, invece in attacco Pasciuti, completa il tridente formato anche da Mbakogu, e il buon Melchiori. Che giocatore è Mbakogu? Anche Mbakogu, sì. E mentre invece la Virtus Entella, che ha bisogno di punti, ha fatto 4 punti nelle ultime 2 partite, ma comunque deve farne ancora per uscire dalla zona calda. Si schiera con Jacobucci in porta, poi Benedetti, Ceccarelli, Cremonesi e Belli in difesa, Ardizzone, Acampore e Cremi a centrocampo, in attacco ci sarà De Luca sulle fasce, Ali e Aramu. E adesso non so che partita vi lascio. Volete leggere le formazioni di Perugia, altra sfida molto importante. Possiamo dire il big match. Big match di questa giornata, sicuramente, che si schiera con Vigorito, Brighenti, Ariaudo, Krainc, Ciofani, Cipsa, Maiello, Beghetto, Sottimo, Ciofani e Ciano. Per il Perugia troviamo Lelli in porta, volta del Frede, Magnani e Mustacchio, Gustafsson, Colombatto, Bandinelli e Paglia, dietro a Cerri e Di Carmine. Bene, bene, adesso possiamo andare a Vercelli, dove c'è un'altra partita molto importante. Esatto, sì, perché il Palermo, terza forza in classifica, deve cercare di tornare a far punti, cerca di farlo al Silvio Piola, dove la Provercelli anche ha bisogno disperato di punti, perché si trova al terzultimo posto e quindi vuole uscire dalla zona calda. Padroni di casa che si schierano con Pigliacelli tra i pali, Gozzi, Bergamelli e Conate in difesa, a centrocampo esterni Ghiglione a destra e Mammarella a sinistra, con Germano e Paghera mezzali e Castiglia davanti alla difesa, con Reginaldo alle spalle dell'unica punta che sarà Morra. Il Palermo si schiera invece con Pomini tra i pali, Rispoli, Struna e Bellucci in difesa, Simischi davanti ad essa con Muraschi, Jajalo e Ciocev a comporre il centrocampo, davanti Coronado alle spalle delle due punte che saranno i macedoni Trajkovski e Nestorovski. È vero, c'è una coppia tutta macedone per il Palermo, diciamo. Potremmo dire che se il Palermo non fa punti neanche oggi, è arrivato alla frutta, insomma. Sì, grazie. Possiamo ben dirlo, come no. E proseguiamo invece con il campo di Avellino, dove c'è una sfida tra due squadre che non vogliono essere risucchiate nella lotta retrocessione. Avellino, padrone di casa, che dunque si schiera con Lezzerini in porta, Ngawa, Morero, Cresic e Rizzato a centrocampo, poi in difesa, scusate, poi a centrocampo Molina, Di Tacchio, D'Angelo e Di Daui, dietro a Gavazzi, che supporta l'unica punta Asensio, che ricordiamo non è quello del Real Madrid, quindi fuori Ardemagni e Castaldo, almeno dall'inizio. Novara che si schiera invece con Montipo in porta, Trevest, Mantovani, Chiosa e Dickman
Troest, Mantovani e Chiosa in difesa, poi centrocampo a 5 con Dickman, Orlandi, Casarini, Calderoni e Moscati, e il duo d'attacco formato da Sansone e Puskas, che è smagliante. Allora io direi di andare su un altro campo caldo, che è quello di Cittadella, esatto, sì. Al Tombolato, dove i padroni di casa ospitano l'Empoli capolista, e dunque sarà, anche vedendo le quote, insomma, se siete appassionati di scommesse, insomma, una partita che non dà per scontata la vittoria dell'Empoli. È una classica partita da tripla. Esatto, anche perché il Cittadella occupa il quarto posto, insomma, sta facendo veramente una grande stagione e cercherà di fermare la corsa, diciamo, dell'Empoli verso il ritorno in Serie A. Andiamo a leggere le formazioni subito dai padroni di casa del Cittadella, che si schiera con Paleari tra i pali, Benedetti, Scaglia, Adorni e Pelagatti in difesa, Settembrini, Iori e Schenetti a centrocampo, Chiaretti dietro le due punte. Chiaretti falso 9. Esatto, però col 10. Sì. No, dietro le punte, che saranno Kouamé e Luca Vido. Risponde l'Empoli di Andreazzoli con Gabriel tra i pali, difesa a 4 con Di Lorenzo, Veseli, Maietta e Pasquale. Centrocampo Bennacer, Castagnetti e Brighi, con Zaic a inventare dietro alle due punte fisse.